chiama Torta Filante, il dolce creato e ideato dal maestro pasticcere Stefano Ceresani in occasione di uno dei grandi eventi della Città della Fortuna. Il colore dominante della torta è il rosa, che quest'anno omaggia la donna e la fertilità, assieme ai tanti simboli che da tradizione rappresentano il carnevale di Fano, tra cui il coloratissimo prendigetto. Gli ingredienti sono la crema al cioccolato e la pasta di zucchero. Si chiama torta filante per il semplice fatto che sopra ci sono le stelle filanti, quelle che sono di carta, invece di essere di carta sono di zucchero, di pasta di zucchero. Allora l'abbiamo chiamata torta filante. Con la torta filante abbiamo omaggiato il carnevale delle donne, dedicato alle donne quest'anno. E tant'è vero che ci sono dentro, oltre alla crema, oltre al cioccolato, abbiamo messo anche le mandorle, perché le donne sono una vera corazza e, come dicevo prima ai presenti, non ci sono più, sono del parere che non ci devono essere più le quote rosa, però ci dovrebbero essere le quote celesti, perché le donne sono una potenza, sono un passo in più degli uomini. Comunque, al di là delle battute, anche quest'anno siamo stati felici di presentare la torta di carnevale. A seguito del taglio della torta ufficiale della kermesse, il maestro pasticcere ha omaggiato la città ai presenti con i tradizionali dolci del periodo carnevalesco, tra cui castagnole e tipicità fanesi. È una tradizione ormai, magari tutti i privati facessero queste belle cose per la città, quindi prendiamo esempio dal pasticcere Ceresani ed è un'esortazione a tutti gli altri esercenti di fare come lui, compreso anche i negozi, ad addobbare per il carnevale, perché facciamo una bellissima figura per la nostra città. Quindi esorto tutti ad essere tutti un po' più carnevaleschi.